Da qualche parte vicino alla California c'è un luogo curioso con oltre 5.200 buchi sottomarini in fondo al mare. Nessuno se ne è mai preoccupato più di tanto. Quei buchi erano noti alla comunità marittima e non erano un grosso problema. Si pensava fossero dovuti a gas sotterranei. Tuttavia, nel 2019, il fondale è stato analizzato con un robot e, indovina, non vi è stato trovato gas. Ma c'era qualcosa. Sul fondale marino erano apparsi altri 15.000 fori. Alcuni scienziati sostengono siano stati i pesci a scavare quei buchi. Sembra che abbiano semplicemente sollevato la sabbia per sistemarsi e che poi questa sia stata spazzata via dalle correnti. Certo, alcuni pesci vivevano in quelle buche, ma la maggior parte era vuota. Quindi il mistero è ancora da risolvere. Esistono almeno 35 deserti canterini nel mondo e sembra che siano più talentuosi di molte persone. Questi deserti si trovano in California, in Cina, in tutto il continente africano e persino in Qatar. Il suono che producono è simile al ronzio di un miliardo di api e, se vuoi sentirlo, non c'è bisogno di prenotare un volo. Basta cercare qualche playlist su YouTube. Gli scienziati sono ancora perplessi sull'origine di questi suoni, ma c'è una teoria che spiega come vengono prodotti. La sabbia ha molti granelli, tutti di dimensioni diverse. Quando vengono trasportati dal vento, tutti i granelli producono rumori differenti a seconda della dimensione. Tutti questi granelli, combinati insieme, formano una sorta di coro di sabbia. Se riuscissimo a fargli cantare le canzoni dei Beach Boys, sarebbe perfetto. Nello Utah, in mezzo al deserto, ci sono stagni a strisce che sembrano provenire da un altro mondo. Quella particolare colorazione è resa ancora più evidente dal contrasto con il rosso del deserto del Moab. Gli stagni hanno queste caratteristiche a causa dell'evaporazione. Più acqua c'è, più vibranti appaiono le sfumature blu. Il colore blu elettrico è però artificiale. Si aggiunge del colorante blu cobalto in modo che l'acqua assorba più luce ed evapori più velocemente. Quando l'acqua scompare rimangono i cristalli di sale e potassio che vengono raccolti per la produzione chimica. Dovrebbe essere ovvio, ma è meglio non nuotarci. Che dire degli arcobaleni lunari? Se è la prima volta che ne senti parlare, lascia che ti spieghi di cosa si tratta. Un arcobaleno lunare assomiglia a un normale arcobaleno, ma è visibile di notte intorno alla Luna. Si possono vedere questi archi luminosi quando nel cielo notturno ci sono gocce d'acqua che riflettono la luce. Sì, non è un mistero e può essere spiegato. Ma quanto è bello! Colline di cioccolato. Il nome si spiega con i colori. Queste colline nelle Filippine hanno una gamma di marrone e verde. Mai visto il cioccolato verde? Questo luogo ha un soprannome così dolce perché il fogliame diventa marrone nella stagione secca. La forma delle colline è così regolare che spesso viene scambiata per artificiale. Tuttavia si tratta solo di depositi corallini sollevati, apparsi a causa dell'acqua piovana. Se sei alla ricerca della perfezione, vai in Irlanda del Nord. Il selciato del gigante non ha acque straordinarie, ma le pietre e le colonne circostanti sembrano così lisce e impeccabili che è difficile credere siano state create dalla natura. Tutte queste fessure si sono formate grazie a un'eruzione vulcanica. Ma la leggenda vuole che quel panorama sia stato creato da un mitico gigante di nome Finn McCool. Deve essere stato proprio cool. In Turchia c'è lo spettacolo di Pamukkale, ovvero Castello di Cotone. Anche in questo caso la leggenda narra che i giganti ci abbiano messo lo zampino. Questa volta avrebbero lasciato del cotone ad asciugare, che poi si è trasformato in queste formazioni mozzafiato. Gli scienziati non sono d'accordo e sostengono che si tratti di minerali rilasciati dalle acque termali. Sta a te decidere a chi credere, ma c'è una cosa di cui nessuno può dubitare. Questo luogo con acqua termale turchese non assosia al mondo. Se ti capita di farci un salto, dai un'occhiata anche alle antiche rovine romane che vi sono rimaste. Immagina una spiaggia di ketchup versato per chilometri e chilometri e una porzione infinita di patatine. Ok, è un sogno, ma una spiaggia rossa esiste davvero, in Cina. Si chiama Panjin ed è lunga almeno 28 chilometri. Di solito sono i giganti o le alghe i responsabili di questi fenomeni. Questa volta sono le alghe. Si colorano di rosso in autunno e fanno di questa spiaggia uno dei luoghi più belli al mondo. Una buona notizia, è aperta al pubblico, ma solo una piccola parte. Ehi, ma dove sono le patatine? In alcuni luoghi l'acqua può sembrare vetro. Gli stagni di sale bianco sembrano finestre o addirittura portali sul mondo sottostante. Il loro aspetto è dovuto all'evaporazione del sale e laghi di questo tipo si trovano in Francia e in India. Ma i Cargill Salt Ponds di San Francisco hanno un aspetto ancora più incredibile grazie ai colori vivaci. Le tonalità variano da blu intenso a verde erba, arancione, cremisi, vermiglio e magenta. La differenza di colore è dovuta ai diversi livelli di salinità e ai minuscoli microorganismi che ci vivono. I cerchi delle fate, noti anche come cerchi degli elfi o dei folletti, sono cerchi di funghi che compaiono nelle praterie e nelle aree boschive.
Gli scienziati non si spiegano come questi funghi formino cerchi quasi perfetti, ma una leggenda sostiene che le fate, danzando, brucino il terreno, causando la rapida crescita dei funghi. È quasi vero, i funghi crescono nei luoghi in cui l'erba è appassita. Se ti rechi sul fiume Mekong, avrai l'occasione di vedere sfere luminose emergere dall'acqua e volteggiare in aria. La gente del posto le chiama sfere di fuoco naga. Le dimensioni possono variare. Queste sfere rossastre possono essere piccole come una ciliegia o grandi come un'anguria. Di notte si possono vedere decine e talvolta migliaia di sfere di fuoco. Gli scienziati non hanno una spiegazione del perché ciò avvenga. Probabilmente si tratta di gas infiammabili rilasciati dall'ambiente paludoso. Tuttavia, una leggenda locale sostiene che siano dovute a un serpente gigante che vive nel Mekong, che, suppongo, emetta gas. In Tanzania c'è un lago rosso brillante chiamato Natron, che sembra più o meno normale. Ma non farti ingannare. Le acque di questo lago sono così alcaline da bruciare come acido solforico. Nessun essere vivente che non sia adatto a queste condizioni può sopravvivere. Se vuoi anche solo vederlo, non resisterai a lungo. L'odore dell'acido solfidrico è insopportabile. In altre parole, è un lago molto puzzolente. Chi vive ai climi più freddi probabilmente non sarà sorpreso da questo fenomeno, ma se abiti più vicino all'equatore, scommetto che non l'hai mai visto prima. Esistono pilastri di luce che, guardati, danno l'impressione di fasci di luce magica che scendono dal cielo. È a causa dei cristalli di ghiaccio nell'aria. La luce si riflette su di essi, dando vita a questo incantevole fenomeno. Ma può accadere solo in un luogo freddo. I cristalli di ghiaccio nell'aria si trovano solo lì, ovviamente. I Gippsland Lakes in Australia possono brillare di notte. I batteri si agitano nell'acqua al fiorire delle alghe e i loro movimenti creano quell'effetto bioluminescente. Tuttavia, la bellezza della fioritura delle alghe rosse è fuorviante. Contengono infatti alti livelli di ammoniaca, quindi pensaci due volte prima di tuffartici. È più sicuro godersi il paesaggio dalla riva. Un consiglio: è preferibile farlo con il naso tappato. Le alghe in decomposizione non profumano di rose. Ehi, Lago Puzzolente 2. Chissà se c'è una gara con il lago Natron. Resta sintonizzato per scoprirlo. Alcuni sono fenomeni naturali spiegabili. Altri sembrano fenomenali, ma possono essere facilmente spiegati. Per esempio, i Fly Geyser nel deserto Black Rock in Nevada. Una società energetica stava perforando il terreno alla ricerca di fonti geotermiche. Ma il calore non era sufficiente, così abbandonò il luogo. Una fonte geotermica fu comunque penetrata accidentalmente. Così oggi una fontana bollente colora di rosso e verde le rocce circostanti. Facciamo un gioco. Perché le rocce si sono colorate? Un gigante è passato per caso a dipingerle. È a causa di un'alga termofila. Giusto, si tratta di nuovo delle alghe. Aspetta, Fly Geyser. Hai mai visto un geyser volare?